Ancora un esercizio del libro Amaldi. Un'onda elettromagnetica trasporta questi joule di energia ogni secondo, in un intervallo di un secondo. Questa è l'energia che attraversa un'area delta S, sarebbe la nostra S', perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda. Si vuole calcolare questa S', sapendo che il campo magnetico, induzione magnetica, ha una ampiezza di oscillazione di questo valore qua. Siccome l'incognita è una superficie sulla quale incide l'onda elettromagnetica, allora si capisce che bisogna usare l'unica formula che conosciamo, dove c'è la superficie S' che viene investita dall'onda elettromagnetica, e ricaviamo l'incognita S'. La potenza che incide, P', che incide su questa superficie, la conosciamo perché è questo valore diviso un secondo, quindi è questa energia al secondo, e fa 23,7 milliwatt. Naturalmente sono tutti valori medi, energia media e potenza media, in quanto sappiamo che questa potenza e questa energia sono valori oscillanti, rapidamente oscillanti nel tempo. Per ricavare la superficie che viene investita dall'onda, P' ce l'abbiamo, dobbiamo trovare l'intensità radiante, conoscendo l'ampiezza di oscillazione del campo B. Allora, come al solito, dall'ampiezza B0 ricaviamo prima la densità di energia dislocata dal solo campo magnetico, la raddoppiamo, così abbiamo la densità di energia dislocata da tutta l'onda, il campo elettromagnetico, che andiamo a sostituire nella solita formula dell'intensità, cioè dell'irraggiamento, che poi andiamo a sostituire qua, facendo tutto un unico calcolo, un'unica formula. Partiamo da qui, al posto di I mettiamo questa, al posto della densità media di energia elettromagnetica nello spazio mettiamo il doppio della densità media della sola energia magnetica, la quale ha questo valore qui. Sostituendo tutto, troviamo che la superficie investita dall'onda ha l'area di 1 m², in accordo con il risultato del libro.